Buongiorno al nostro Mimmo Ferretti del Messaggero. Gabriele, buongiorno. Federico, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno, ciao. Mimmo. Finalmente, veramente un buongiorno. Beh, insomma, dai. Dai. Sì. Calcisticamente parlando. Ah, ecco, appunto. Sì, dividiamo sempre le. No, no, per carità. Sì, assolutamente. È stata una grande serata. La Roma ha fatto quello che doveva fare, ci è riuscita. Io ero molto preoccupato, insomma, ieri credo di essere stato abbastanza chiaro. Certo. La partita era difficile, si è rivelata difficile, perché adesso noi magari ci dimentichiamo delle difficoltà che lo Shakhtar ha così messo davanti al viso della Roma. La Roma è riuscita a schivare le difficoltà, a giocare una partita di grande sostanza, di grandi contenuti. Ricordando sempre il lodo Righetti, le quattro componenti ieri sera mi sembra che ci siano state tutte, cioè l'aspetto mentale, l'aspetto fisico, l'aspetto tecnico e soprattutto l'aspetto tattico, perché credo che la partita era stata preparata in maniera, non voglio dire perfetta, ma insomma molto molto in maniera accurata. Mi sembra che la squadra poi abbia saputo interpretare, i giocatori abbiano saputo interpretare quello che aveva indicato loro l'allenatore con grande facilità e anche con grande, come posso dire, qualità, e la squadra è riuscita a tenere determinati ritmi fino all'ultimo secondo di gioco. Ci sono delle immagini, se poi magari Ubaldo l'avrà riproposta ieri sera in trasmissione, cioè anche con un uomo meno, poi lo Shakhtar a un certo momento ha deciso di andare avanti a testa bassa, non avendo più nulla da perdere. La Roma improvvisamente si è accorta del peso di quella vittoria, l'ha sentito addosso tutto insieme. Però ha accettato un pochino anche questo confronto che poteva sembrare strano, no? Dice, ma come, c'è un uomo in più e faccio fare a loro la partita. Però proprio in quelle circostanze si è vista la Roma che non ha mai modificato il proprio assetto, che anche negli ultimi di gioco ha mandato in fuorigioco gli avversari con queste sue due linee molto strette. Insomma, un'interpretazione veramente molto molto intensa, molto efficace. Non era mai accaduto nella storia della Champions League, parlo di Champions League ovviamente, almeno negli ultimi 13 anni, che la Roma non subisse un tiro solo nello specchio della propria porta. E questo che bisogna dare a merito di tutto questo probabilmente all'allenatore, per quello che è riuscito a capire dell'avversario, per quello che è riuscito lui a sviluppare nella sua testa e poi a farlo proporre così un pochino in campo dei calciatori. Quindi non c'è mai un solo eroe quando ci sono delle situazioni di questo tipo, c'è un allenatore che l'ha preparata bene, i calciatori che l'hanno interpretata bene, e sei andato a vincere la partita grazie alla giocata di quello che continua ad essere il tuo giocatore più importante, anche se in questa città sappiamo perfettamente che è difficile essere un calciatore importante quando non fai gol. Se fai gol è troppo facile dire quanto è forte Dzeko, ma insomma Dzeko è un calciatore forte, uno dei più forti calciatori che ha avuto la Roma perlomeno negli ultimi 20 anni, vogliamo metterla così. Però continuerà e sarà sempre un giocatore che si mangia troppi gol. Poi vai a vedere magari il suo rendimento complessivo con la maglia della Roma e ti vedi che tanti gol importanti li ha fatti lui. Ma detto questo, la Roma è una squadra che ti fa incazzare proprio perché poi è capace di giocare partite come quella di ieri sera, e si trova a distanza siderale delle prime due in classifica in campionato, e questo ci riapre tutto il campo alle varie interpretazioni di quello che è successo e di quello che non è successo. La squadra recentemente, gli ultimi 10 giorni, non so, forse non ho fatto bene i conti, ha battuto il Napoli a casa sua e ha vinto contro lo Shakhtar continuando ad andare avanti in Champions League. Quindi è una squadra che ha valori, come dice Dzeko, in maniera molto semplice: siamo fra le prime 8 in Europa, quindi siamo forti anche noi. Sì, è esattamente vero tutto questo, però il punto è capire come mai a un certo momento questa squadra ha girato dall'altra parte l'interruttore, si è spenta la luce e per 40 giorni abbondanti non ha giocato, vanificando almeno in campionato e diciamo anche in Coppa Italia tutto quello che era riuscito a fare di buono fino a quel momento, e che sta poi riprendendo a fare adesso. Però insomma avremo modo, tempo e maniera di capirlo quando poi si spegneranno le luci di questa stagione. Intanto voi avete già fatto i vostri desiderata per quello che riguarda un pochettino scontato, io, cioè? Almeno, Siviglia. Ma io vorrei la Juventus, se lo dico. Perché, Mimmo? Perché? Perché io vorrei la Juventus, perché è troppo facile dire vorrei il Siviglia. Io voglio una squadra forte, tra le più forti che ci stanno in circolazione. Io il Liverpool. Liverpool no, per motivi facilmente intuibili. Per l'84. Federico.
Però vorrei la Juventus. Vabbè, ma peggio di quello che è accaduto nell'84, che te può capitare? Assolutamente, sì. Ibiza, per esempio, ti potrebbe accadere, non lo so. Poi non che finale, che poteva essere anche triste, perché non parlare di queste cose davanti a Ubaldo, che comunque sul dischetto si è presentato, il rigore l'ha calciato lui, sì, altri no. E ha fatto anche gol. Esattamente. Se non c'erano quegli altri, non ci si arrivava. Ma è tutto da dimostrare, Federico. Quindi questi sono i grandi misteri del calcio, che non verranno mai così, non verranno mai una soluzione. Ma il fatto che Ubaldo trasmetta per radio, Mimmo? Vabbè, insomma, i grandi misteri del calcio? No. Il fatto che Federico ha detto senza quella gente lì non si arrivava a quel punto. È tutto da dimostrare. Sì, beh, però. Se la Roma non avesse avuto Falcao, la Roma in finale di Champions League di Coppa dei Campioni non ci arrivava. Quindi questo sono sicuro. Come del fatto che mi chiamo Federico Nisi, io no, almeno un po' di merito me lo prendo anch'io. Pure ma io vedi, quando adesso se scivoliamo a parlare di Falcao, ti dico che Falcao sì, è stato un grandissimo calciatore. Io ricordo a tutti quelli che giocavano con Falcao, cioè non è che giocava insieme a Tuzza, Banchi, Nicola. No, assolutamente no. E quattro pipponi buttati lì tanto perché erano arrivati a Roma, come magari che era piena dalla montagna. Quindi insomma, l'anno prima che arrivasse Falcao erano arrivati settimi in campionato, per assolutamente dire. Sì, assolutamente. Ma io però possono essere anche delle coincidenze, però insomma è inutile che stiamo rivisitando l'oggi. Ci interessa quello che ha fatto la Roma ieri, grazie anche a tutti i suoi interpreti, diciamo, a cominciare dall'allenatore fino a tutti i calciatori. Mi sembra che sia stata veramente una vittoria di gruppo. La Roma ha giocato di squadra, eravamo preoccupati che la Roma non riuscisse a fare questo, la Roma ci è riuscita, e quando le cose vanno in questa maniera, insomma, io sono sì, soddisfatto, felice. Ovviamente ieri Riccardo faceva una domanda, ma se la Roma avanti tu che cosa? Io penso che la Roma sarà le prime a ottenere Europa, mi interessa il giusto che siano entrati altri soldi o che altri entreranno, sì, quello sì, però insomma la soddisfazione, il piacere di vedere la Roma fra le prime a ottenere Europa, credo Federico quello sia superiore a tutto. Poi adesso cercheremo di andare avanti, mettendo anche da parte questa partita, perché poi ti ricomincia, c'è il Crotone, ed è una partita che tu non puoi andare lì pensando di vincere semplicemente perché hai battuto lo Sciatore e quindi sei nei quarti di Champions League. Insomma, si va sempre avanti, insomma, bisogna considerare quella di ieri una tappa importante. Insomma, per me è stata un'impresa, ricordando quello che è il valore dello Shakhtar, quello che era successo all'andata, il comportamento della Roma recente, però dovrebbe diventare quasi la normalità. Molto molto complicato, ma tu ci riesci soltanto se dai continuità a determinate prestazioni, se dai continuità a determinati risultati. E intanto la Roma va avanti e vedremo quello che succederà piano piano venerdì il sorteggio. Vorrei prendere la Juventus perché mi piacerebbe misurarmela con la Juventus. La Roma è una squadra che se il mio ragionamento, mi rendo conto, è abbastanza perverso, però affrontare la Roma, affrontare il Siviglia per la Roma è una cosa, affrontare la Juventus è un'altra. Conosco la Roma, conosco il suo DNA, conosco il modo di ragionare quando si affrontano determinate partite, e non lo so, non dico che sarebbe più facile per la Roma passare il turno contro la Juventus piuttosto che col Siviglia, però tra Siviglia e Juve io mi prendo la Juve, perché voglio misurarmela con i campioni d'Italia. Okay. Così poi vedrai che poi questo non succederà, però intanto uno esprime un'opinione, no? Mimmo, diciamo che il protagonista di ieri sera chiaramente è Dzeko, no? Per il gol che ha portato, e anche Alisson è stato protagonista anche... No, ti spiego perché. Sì. perché Alisson, adesso fate tutti gli scongiuri del caso, ma insomma io credo di essere abbastanza scaramantico, però continua a non prendere gol nelle partite di Champions League all'Olimpico. Il fatto che ieri non abbia fatto neppure una parata, credo che lui sia stato protagonista in questo senso, proprio perché lui è la sintesi di quanto la squadra ieri sera abbia giocato in un certo modo, quanto abbia giocato bene. Si continua a dire che allora è una squadra che sa soltanto difendere e poi davanti trova sempre qualche cosa. Io qui chiamo a testimonianza anche Ubaldo, credo che quando una squadra sappia fare così bene la fase difensiva vuol dire che è una squadra organizzata, che sa esattamente cosa fare. Un po' meno primo tempo, Mimmo. Sì, però comunque tu anche nel primo tempo hai faticato un pochino i primi 15-20 minuti perché non hai capito bene come ti dovevi mettere. Poi ti sei messo meglio, e comunque anche in quei minuti in cui sembrava che loro arrivassero da tutte le parti non ti hanno mai messo paura. Il problema è sempre quello, perché la squadra ci riesce una volta ogni tanto e non sempre. Voglio dire, Di Francesco è stato molto, se vogliamo, severo nel post partita, no? Quando ha dato un voto sì
caruccio, ma non bellissimo. Striminzito, sì. Sì, ha dato un 6,5 alla prestazione della squadra da un punto di vista tecnico, e c'ha ragione, sì. Perché Ubaldo, sì, sì. Perché lui vorrebbe qualcosa di più, perché sa che la squadra ha dentro di sé le risorse per poter fare un pochino meglio. Però intanto io mi prendo questa capacità della Roma di avere una fase difensiva così importante, scusami se ti ho interrotto Gabriele, ma mi prendo ovviamente Dzeko, ma mi prendo anche Alisson come simbolo di questa capacità della squadra di essere squadra e non è una ripetizione. Allora faccio un ricordo e poi ti dico quello che penso. Dimmo, se l'uomo copertina di questa qualificazione fosse Bruno Perez? Anche il tanto vituperato Bruno Perez, perché stamattina ne parlavamo con Federico, abbiamo sottovalutato quel piedone, la Roma, così come è successo lo scorso anno sempre agli ottavi però di Europa League contro il Lione, chiaramente gara differente, competizione differente, quello che vuoi, però ha giocato bene 3 tempi su 4, come successe proprio con il Lione. La differenza la fa il gol di Lacazette. Al 90esimo c'è il 4-2, al 90esimo invece Bruno Perez a Kharkiv mette il pallone fuori. Giusto? Sì, esattamente. Un'analisi che no, vabbè, sì, anche curiosa. Che ovviamente già ieri sera la squadra non ha evidenziato, ha fatto proprio tutti i selfie col piedone di Bruno Perez. Comunque vuol dire che in qualche modo tutti sono stati utili, anche con qualcuno che io considero assolutamente inadatto o inappropriato nel giocare con la maglia della Roma. Però insomma, quando le cose vanno bene tutto ti sembra forse anche più bello di quello che è in realtà. Ci sono delle immagini che ci portiamo dietro della partita di ieri. L'abbraccio fra De Rossi e Alisson ad esempio dopo il gol di Dzeko, voi come l'avete interpretato? Io ho dato una mia interpretazione, però voglio sentire anche la vostra. Che tipo di io ci ho pensato, non me ne ero accorto subito ovviamente, Mimmo, preso da qui dall'entusiasmo, esatto, sì, appunto, poi vedendola dopo, dato che Daniele De Rossi anche i suoi dico credo che tutti gli riconoscano il fatto di essere l'anima di questo gruppo, di questa squadra da tempo, il più romanista di tutti, forse quello più viscerale nel suo modo di essere, di percepire quello che vuol dire essere romanisti anche in campo, abbia capito, non lo so, forse mi illudo, cosa vuol dire avere un giocatore e un uomo, un ragazzo così dentro la squadra, e quanto forse adesso vado oltre col pensiero, importante tenerlo, come un proteggerne l'importanza e l'influenza nella Roma, cioè riconoscere, io abbraccio questo perché è uno speciale, non lo so, buttata lì. Va bene. Poi tu Baldo invece? Ma in quella situazione del gol che De Rossi Hai un significato particolare per quell'abbraccio? No, perché penso sempre agli altri De Rossi, quelli che stanno un po' isolati, no? Di solito tutti i giocatori vanno su quello che ha fatto il gol, dice chi è che va a abbracciare? Il portiere sta sempre da solo. Ti posso citare Umberto Sabba? Sì, il portiere, la solitudine del portiere. Presso la rete inviolata il portiere, l'altro è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola, la sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda di lontano, della festa e gli dice anch'io son parte. Allora io dico la mia, io sono Sabba. Sufficientemente d'accordo con quello che è stato detto da voi, però ovviamente io voglio dire, ho giocato a pallone, ma insomma a livelli infimi, però ero uno che quando la squadra faceva gol mi abbracciavo con me stesso, nel senso che certo. Il fatto che talvolta venisse un mio compagno a fare festa con me era un motivo di grande gioia e di grande conforto, non so come spiegare, proprio per quella solitudine cui ha fatto cenno adesso Gabriele. Però io in tutto quello, oltre questo, ci ho visto anche non lo so, un andare a caricare, come per dire, abbiamo fatto gol, adesso pensaci a te, adesso chiudi sta porta, adesso tira giù la saracinesca. Sì. Guarda Mimmo, credo che faccia il paio, questo abbraccio bellissimo, poi ripreso da dietro con la telecamera. Non è assolutamente un'esagerazione, credimi, dico, Federico. Faccia il paio questa immagine con il momento della rissa per la spinta al raccattapalle di Facundo Ferreira, quando arriva Alisson dalla sua porta e poi va a catechizzare uno per uno i suoi compagni, indicandosi la testa con l'indice, dicendo oh, col cervello, giochiamo col cervello. Sì. Comunque insomma, tante piccole immagini, tante piccole fotografie,
mi è piaciuto tutto ovviamente di quello che è stato il post partita, ad esempio, no? Cioè, sì, non parlo di Rizzitelli per pudore, Baldo, perché io non l'ho con visto la maschera azzurro numero uno, no, vabbè, sì, no, sì, proprio inarrivabile sotto questo, sì, aspetto, sì, voglio dire, non l'ho visto in diretta, poi mi è capitato di vederlo più tardi, ho cominciato a ridere come uno scemo da solo perché era veramente una cosa fantastica. Però insomma, immagino tanti, noi lì ma t'ho visto che tu hai perso anche un pochino il controllo della situazione, sì, però insomma tante piccole cose, tante piccole belle cose che fanno parte ovviamente di una partita di questo genere che insomma ti regala veramente qualcosa di importante. Proprio a livello pratico, innanzitutto, Federico, correggimi se sbaglio, è la prima chiamiamo così grande soddisfazione per la proprietà USA, nel senso che tu non hai, sì, vinto niente, vero, vero, però non ti era mai capitato di arrivare così in avanti, ad esempio, in Champions, sì, League, e quindi potrebbe essere un piccolo segnale, e quindi non lo, sì, so, anche un punto di partenza, non so come vederlo. Sì, in Italia finora la Juventus ha lasciato meno delle briciole praticamente, quindi da un certo punto di vista insomma non è vinto niente, però comunque questa è una piccola cosa, non una grande soddisfazione, una piccola cosa, magari ti può aiutare. Mi fa piacere questa qualificazione ovviamente per Di Francesco, per come sta interpretando il suo essere allenatore della Roma. Come tutti gli allenatori, lui fa le cose per bene, fa le cose sbagliate, talvolta dimostra di non avere ancora quella malizia, quella furbizia che dovrebbe invece avere un allenatore che guida una squadra così importante come la Roma. Però insomma non credo neppure che sia un allenatore che faccia pena, come è stato detto qualche tempo fa. Non credo che Di Francesco faccia pena semplicemente perché la squadra in quel periodo non stava andando bene. Lo ripeto, l'allenatore può condizionare nel bene e nel male questa squadra. Per tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi, io credo che Di Francesco fino a questo momento meriti un voto veramente molto alto, ricordando tutti i giocatori che non ha più rispetto alla scorsa stagione e quelli che non ha potuto avere ancora a disposizione. E in tutto questo, pensa se uno se lo ritrova l'avversario di quelli che non ha avuto. Sì, può darsi, può darsi. Mi faceva piacere ricordare in questo momento, c'entra poco ma un pochino c'entra, due ragazzetti che, ma veramente poco più che bambini, andarono via di casa per andare a giocare in un settore regionale di una squadra che si chiama Empoli, che si dividevano il panino e si dividevano il pranzo e la cena perché non c'erano la possibilità di andare a comprendersi più di quello, che hanno sofferto tanto tempo lontano da casa, come ha fatto ad esempio il nostro Baldo, che è venuto da Sermoneta a Roma quando era poco più che bambino, e adesso si ritrovano a essere due allenatori che hanno la propria squadra nei quarti di Champions League, che si chiamano uno Eusebio Di Francesco e l'altro Vincenzo Montella. Mi sembra una bella storia di calcio che ha un minimo comune denominatore nella Roma, e quindi secondo me è anche carino. E hanno anche un altro comune denominatore molto significativo, secondo me, caro Mimmo, cioè che entrambi i due, come si dice in perfetto italiano, avevano ed hanno un'esperienza internazionale a livello di allenatori di club molto limitata. Montella era il precedente era solo quello del ritorno proprio con lo Shakhtar sulla panchina della Roma, esattamente, dove poteva far poco visto che l'andata era stata compromessa col 2-3. E Di Francesco, a parte insomma il Sassuolo in Europa League, che è una storia diversa, era all'esordio. Quindi secondo voi, mi sto ponendo questa domanda da ieri sera, indipendentemente da quello che ancora accadrà da ieri sera in poi, secondo voi con questa qualificazione ai quarti Di Francesco si è guadagnato la conferma per l'anno prossimo? Beh, ma per i dirigenti non c'erano dubbi. Non lo so, Federico, non darlo per scontato. Dici di no? Non darlo per scontato. Perché se l'obiettivo stagionale, l'obiettivo societario è la partecipazione alla Champions della stagione successiva, cioè arrivare fra i primi quattro, tu quel traguardo lì ancora non l'hai centrato, anche se adesso sei terzo in classifica. Però magari, e quindi un dirigente deve essere sempre attento a quello che è proprio il rendimento della squadra e ovviamente anche dell'allenatore. Però io ritengo che insomma lui si sia dato una bella mano, o che la squadra gli abbia dato una bella mano anche ieri sera, proprio per avere, non ti dico la certezza, ma comunque una possibilità di concreta di restare anche nella prossima stagione. Io so che questo getterà nello sconforto parecchia gente, anche parecchi che fanno lo stesso mestiere di Gabriele, perché ovviamente subire un altro anno di Francesco sarebbe veramente troppo anche per loro. Però poi ci sono i risultati che in questo momento stanno dalla parte sua.
obiettivamente, se tu fai un po' il peso e dai il giusto peso a tutte le cose che sono capitate nella Roma negli ultimi tempi, a cominciare da quello che è successo nella campagna estiva, là, il calciomercato estivo, durante il quale tu sei stato costretto a muoverti in una certa maniera, io ritengo che le cose in questo momento stiano andando abbastanza secondo copione, ma questo lo chiedo anche a voi. Sì. Secondo voi, tolta la Coppa Italia, che è stata una parentesi veramente brutta, non uso altri aggettivi, si è preso le sue responsabilità e lui si è preso le sue responsabilità, non lo so, fino a, cioè, per alleggerire la squadra sicuramente. Probabilmente, come sì, i giocatori che sbagliano 8-10 gol davanti alla porta hanno responsabilità come allenatore, per quanto mi però insomma in Champions questa squadra non gli puoi di niente. No, cioè, assolutamente. In campionato vediamo. Ricomincio da quello che ho detto prima, cioè sembra assurdo che questa squadra, cioè la squadra vista ieri sera, la squadra che ha giocato in Champions in un certo modo, poi sia così lontana dalla Juventus e dal Napoli. E soprattutto è assurdo che sia sparita per due mesi, questa è una cosa inaccettabile. Questo è il fatto, assolutamente questo è il punto. Dimmo, una cosa fondamentale per il futuro, un segnale che deve essere valutato proprio nell'ottica dell'eventuale, a questo punto, probabilissima conferma di Francesco, è che nel momento... Vabbè, tu dici che non è proprio... Vabbè, comunque sia. Io dico, però intanto lui si è dato una bella mano. Però io dico questo, nel momento più delicato, perché alla vigilia di, ragazzi, di Napoli-Roma, si parlava diffusamente di successione di Francesco, l'atmosfera era di una imminente, pericolosissima smobilitazione, il rischio dell'imbarcata a Napoli, io lo sentivo, io francamente non me l'aspettavo una Roma così a Napoli. In quel momento lui, lo sappiamo, in parte l'ha fatto capire pure lui in conferenza stampa, si è rivolto alla squadra mettendo in piazza magari certe criticità e dicendo: mi seguite, allora pensate che sia opportuno continuare così? Non ti dico un out, ove vado bene o me ne vado, ma quasi. E la risposta della squadra è stata Napoli, comunque Roma-Torino e lo Shakhtar, quindi è evidente che la squadra è col suo allenatore. No, su questo non c'è dubbio, anche perché poi un allenatore non ti dice, e questo lui ha detto, se io mi dovessi accorgere che la squadra sta contro me, io prendo e me ne vado. Perché se tu fai una dichiarazione di questo genere, Federico, credimi, i giocatori ci mettono due minuti se vogliono che tu te secondi, ne vada. Sì. Ci mettono due secondi a farti trovare la strada di casa. Quindi al di là di questo, può darsi anche che questo momento così particolare o particolarmente felice della squadra sia legato a tante piccole cose. Io ricordo che una dichiarazione di Francesco di qualche tempo fa venne presa un pochettino così per stupida, per fiacca, per moscia, per non so quale aggettivo usare, quando lui disse nelle settimane passate abbiamo lavorato in un certo modo sul piano atletico, te lo ricordi, Ubaldo? Sì. Perché convinti, perché tutto quel lavoro poi ce lo saremmo trovato più avanti, no? Però in quel momento la squadra stava andando male, non faceva risultati, allora sì, ovviamente ci sono stati tutti quelli che hanno detto: ok, meno male che hai fatto un richiamo dalla preparazione perché volevi un pochettino migliorare le tue prestazioni e stai a perdere tutte le partite o comunque non le vinci. È chiaro che nemmeno lui si aspettava con una flessione così lunga, evidente. No, però probabilmente alla luce di quello che sta accadendo adesso forse era vero quello che diceva lui, e che non è detto che se tu fai il richiamo alla preparazione, Ubaldo, spiegami te, sta settimana fai il richiamo alla preparazione e domenica già stai in forma al 300%, via, e c'hai la brillantezza. No, magari c'è bisogno di un pochino di tempo, perché se tu fai un lavoro di quel tipo, poi le gambe le sfoni ai calciatori, è esattamente il contrario. Quindi io voglio pensare che non sia stato soltanto, Federico, tornando al tuo discorso, una faccenda legata al fatto che la squadra segue l'allenatore, ma forse la squadra sta meglio, perché io vedo alcuni giocatori che oggi stanno meglio da un punto di vista teatro rispetto o comunque che sono tornati a livello di ottobre-novembre. Esatto, penso a Kolarov, penso a Strootman, del quale noi, secondo me, continuiamo a sottovalutare le prestazioni, perché non è appariscente come qualchedun altro, ma secondo me continua a dare sempre il suo contributo in un certo modo, al di là della giocata che fa ieri, è una giocata provata, quella è visibile, quella è appariscente, trovata. Sì, è chiaro, no? Cioè, non è che è trovata per caso, che Strootman gioca una palla a occhi chiusi da un fraseggio laterale, Pia fa la verticalizzazione improvvisa con l'attaccante che ci va, cioè lì c'era, Federico, mi appello alla tua memoria,
Roma Crotone lo scorso anno, come ricordate no? Come è venuto fuori il gol del Gego, pallonetto, sì, la palla dei Totti, cioè nella sintesi un pochino quella anche stamattina con Ubaldo Mimmo. Però io ti volevo fare una domanda prima della, di salutarci, prima del fatto conto, vai. Sì, su Under, perché Under. Intanto vabbè, ci tranquillizzano da rigore, ci dicono che il ghiaccio sul ginocchio era solamente per una botta, confermata anche, confermata anche questa mattina, assolutamente. Ringrazio Michela Del Monte per le statistiche che ha ricavato. 15 gare da titolare per Gianjit Sunder, 6 gol. Sì. Non ha mai finito una partita. Non ha mai finito una partita. 10 volte è stato il primo cambio. Sì. In più di queste è stato sostituito da Gerson. 6 volte di queste 10. Sì. 4 il secondo cambio e 1 il terzo cambio. Io mi auguro che da qui alla fine dell'anno la Roma farà entrare sempre Gerson al 24 perché vuol dire che stiamo sempre in vantaggio. Quando entra Gerson io sto più tranquillo, sì, sì. Perché tanto il motivo, so che non gli elevi mai la palla, che 2-3 li manda per te e che stai sempre in vantaggio. Sportivamente parlando, esatto. Però volevo chiedere se possiamo sapere anche il numero dei punti che ha fatto la Roma con quando Under è stato titolare, quante partite allora vinto. Guarda, questo potrebbe essere un dato che ci aiuta a capire anche altre cose. Provo io. Farò il conto? Ha pareggiato il recupero con la Samp. No, no, però dall'inizio del campionato. Ah, Roma, titolare Roma Verona Visa. Aspetta, guarda, domani magari faccio rapidamente. 3. Tre punti, sempre 3 punti. Roma Verona 3 punti. Benevento Roma 3 punti. Roma Crotone 3 punti. Roma Spal 3 punti. Roma Torino persa. Quindi 0. Vabbè, questo era Coppa Italia. Samp Roma 1 punto. Roma Samp persa. Zero. Poi Verona Roma vinta. Poi 3 punti. Roma Benevento 3 punti. Udinese 3 punti. Udinese 3 punti. Shakhtar Roma in Champions purtroppo persa. Roma Milan persa. Napoli Roma vinta. E Roma Torino vinta. Vabbè, e Roma insomma, quindi vinta. Vuol dire che diciamo che ha vinto a Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partite delle 15 che ha giocato titolare. Beh, Ubaldo, che tipo di statistica è questa? Che va a favore del giocatore, ma ovviamente va a favore della Roma. Probabilmente. Bravo, noi dobbiamo avere grande pazienza anche con un ragazzo come Gianjit Sunder, che ieri sera ovviamente non ha fatto una grande prestazione, lo sappiamo tutti. A livello tattico importante. No, sì, però forse io mi aspettavo anche un pochino di più, soprattutto nel primo tempo. Tu prima hai fatto un accenno al primo tempo, io sono d'accordo con te, la squadra non è stata perfetta nell'applicazione tattica. Forse Gianjit Sunder ha costretto qualcuno dei suoi compagni ad andare a occupare una posizione che invece doveva occupare lui. Ma detto questo, non ci dobbiamo dimenticare che è quello che ha detto Florenzi in conferenza stampa prima della partita. Se io stavo in Turchia, ci sono 3 anni a imparare 3 parole, ed è una grande verità. Non ci dimentichiamo mai che questo ragazzo si trova un pochettino ancora in grande difficoltà perché non riesce a comunicare. Però io ho visto una cosa, e questo, e ci facciamo la chiusura, fra le tante immagini belle che io ho visto della partita di ieri sera, l'uscita dal campo di Gianjit Sunder, sono andati tutti i suoi compagni, quelli più anziani, e sono andati tutti a abbracciarlo, a baciarselo, perché vuol dire che lui fa qualcosa per la squadra. Perché sennò quelli così, Ubaldo, tu lo sai, non te vengono lì a dare un abbraccio e a ringraziarti per quello che tu hai dato. Perché se tu sei un ragazzino che entra con la spocchia e pensa a se stesso e non pensa alla squadra, i senatori, che chiamiamoli così, te viene e te mandano a fanculo, e lì non l'hanno fatto. Mimmo, prima del fatto conto, proprio 10 secondi, visto che hai evidenziato questo aspetto della lingua, no? Che è importante, non è sempre semplice. Chiudo con Allison, che ieri nel post partita, descrivendo Allison fuori classe, ecco appunto, parlate di Allison. Una cosa che mi ha lasciato come quando lo vedo volare da un palo all'altro, parlando degli avversari di oggi, ha sottolineato un aspetto: questa è una squadra molto forte che ha grande creatività, che è una parola che il 60% dei giornalisti non conosce. Ma manco Ubaldo pensa l'ha mai usata quando faceva l'intervista, parlava di altre cose. Cioè, questo un giocatore straniero che da un anno e mezzo sta in Italia dice che la creatività, cioè ragazzi, questo è un fenomeno totale. Cioè, sotto chiusura della chiusura, al volo tutti e tre, 2 dello Shakhtar che vi prendereste subito, 2. Non Ismaili e Fred. Bravo. Esattamente. Poi? Bernardo. Tu Baldo, bravo, non gioca più, era un francese. No, bravo, sì. Ismaele e Fred. Ah, ok. Tu? Io posso dire Fred e Tyson? Beh sì, Mimmo. Vabbè. Come no, voglia. Fatte contiamo, Mimmo. Sei preso Guardiola già, Fred. Fatte conto, ciao. Sempre se Dio vuole. Grazie Fede, grazie Gabriele, grazie Baldo. Ciao Mimmo, grazie.